cioè, mi vorrei rivolgere agli enti pubblici, ai carabinieri, alla polizia, a tutti. Nel momento in cui queste ragazze vengono e hanno il coraggio di denunciare, di non prenderla sotto banco. Si poteva evitare quello che è successo? Certo, sì, si poteva evitare tranquillamente nel momento in cui questa ragazza ha avuto il coraggio di denunciare, perché questa ragazza ha denunciato tutti i soprusi che questo, chiamiamolo mostro tra virgolette, perché è stato anche lui vittima della società. Cioè, mi vorrei rivolgere agli enti pubblici, ai carabinieri, alla polizia, a tutti. Nel momento in cui queste ragazze vengono e hanno il coraggio di denunciare, di non prenderla sotto banco, di fare in modo che vengano tutelate, non c'è tutela, dopo la denuncia non c'è tutela, ed è questo che bisogna cambiare. Bisogna fare delle leggi appropriate, delle leggi che tutelino queste ragazze nel momento che hanno veramente voglia di cambiare. Fa davvero male soprattutto alla comunità che sta lavorando tantissimo nel sociale, sta mettendo a disposizione i centri antiviolenza, professionisti proprio per supportare quelle famiglie che vivono un disagio. Ma però dai carabinieri c'era andato? Questo non saprei, non lo so, perché se c'è stata dai carabinieri, quindi non mi pronuncio, ma certamente purtroppo non c'è stata nessuna segnalazione ai miei servizi sociali, altrimenti saremmo intervenuti.